Siamo tornati qui al Museo dello Sport, presso sempre lo Stadio Olimpico, abbiamo sempre con la Cersa Italia i nostri ospiti. Adesso invece parliamo un po' di Vives No, perché. speriamo un attimo di vista, perché volevo dire una cosa. Allora, Aggiungi. ti chiedo, magari inizio dal tuo assistente, se mi permetti stavolta, Christian, dal tuo vice, perché non so, dal tuo allenatore in seconda, come si chiama? Sì, Con la il vice, tecnica. Ecco, collaboratore. però hai continuato tantissimi centrocampisti, diciamo, Taxidis gioca po poco, Vives che sta facendo la miglior stagione della sua vita e poi sentiremo, c'è Bascia che è un bel mediano, insomma, Farnerud, il Cadu, vabbè, non è in grande, dopo la partita di ieri non è in grande auge. Ecco, quale può essere in questo centrocampo a 5 il centrocampo migliore? Partendo poi con Vives così non lo puoi togliere. Non saprei, lascio parlare a lui. Lascio la Ecco, parola tu allora, tifoso del all'allenatore. Toro e allenatore del centro, chi metteresti tu nel tuo, se stanno tutti bene, parità di condizione, come lo metti il centrocampo a 5? Ma sai, allora in questo momento io, Alessandro, non è facile, cioè non vedendoli, quello è un mio pensiero. Io ti ripeto, Taxidis l'ho visto l'anno scorso a Roma, per me è un giocatore che dovrebbe giocare sempre. Quindi Taxidis, Kurtic e Vives, secondo me, sono i tre giocatori che dovrebbero giocare a fare i tre di centrocampo. Poi gli esterni, io, Darmian per me è insostituibile, quindi lo farei giocare. E questo Vesovic non lo conosce nessuno, però viene la Stella Rossa, Stella Rossa, potrebbe esatto. E questo Vesovic, che secondo me sarà un'altra sorpresa, come tutti dicono, tutti ne parlano bene, secondo me sarà una gran sorpresa. Anche se la grande sorpresa mi sembra Maio e Masiello, di cui ovviamente i tifosi quando possono ne parlano male perché è un pupillo di Ventura, ha fatto poca Serie A. È entrato a prendere quel Sassuolo, sembrava solo per avere una chance il titolare a Pasquale, invece non è più uscito. E sta andando abbastanza bene, soprattutto in fase difensiva. È un po' la sorpresa di questo me ultimo mese, Masiello. Ma guarda, tu lo sai che io su Masiello ho urlato tanto in questi mesi, Insultandolo. ma non, no, insultato no, perché io Ah. non dire questa frase, No, perché voglio dire criticandolo, tu sì, mi va bene. conosci, tu mi Sì. conosci molto bene, io sono uno che nello stadio è capace a buttare anche giù il presidente se capita l'occasione dalla tribuna d'onore, però non mi andava questo giocatore perché pensavo che Pasquale fosse molto più adatto al ruolo che faceva Masiello. Poi alla fine ho capito che non lo so cosa è successo a questo Masiello. In questo ultimo mese sta veramente giocando alla grande e ieri è stato veramente di nuovo uno dei migliori. Assieme, direi che ieri lui e Immobile sono stati i migliori di tutta la partita. Adesso allora sentiamo Vives come Asti ci aveva preannunciato. Esatto, uno dei migliori giocatori come rendimento, appunto, come abbiamo detto, di questa stagione è sicuramente, appunto, Giuseppe Vives, che sta disputando un campionato straordinario. Il centrocampista napoletano venerdì ci ha raccontato un aneddoto chiave della sua carriera di calciatore e ascoltiamo insieme Giuseppe Vives. Tanto nel calciatore lo fa sentirsi la fiducia e la continuità, perché sentirsi la fiducia ti fa fare anche delle cose che tu forse altre volte non l'hai fatto. Quindi io sento la fiducia di tutta la società e dei miei compagni che mi fanno stare tranquilli e quindi cerco partita dopo partita di migliorare sempre e di dare sempre il massimo. Comunque cerchiamo ogni giorno di capire cosa possiamo migliorare. Se tu ti poni che già sei arrivato, quindi è finita. Devi cercare sempre di migliorare e di farti trovare sempre pronto domenica dopo domenica. Infatti, proprio 10 minuti fa parlavo con un mio amico, il mio ex procuratore, che proprio su questo parlavamo. Diceva, beh, se pensavi a quello che c'era indietro, sicuramente devi essere contentissimo. Ma come dici tu, io sono contento di stare qua. Infatti, io ho tanti amici che giocano ancora in Serie D o in C2 e per me sono fratelli. Quando vedo loro, ringrazio il Signore ogni giorno per la possibilità che mi ha dato e la fortuna che ho avuto di riuscire ancora adesso a giocare in Serie A. E sono contento di quest'annata a livello personale sia a livello di squadra, perché come ho detto prima, se si hanno risultati vengono esaltati tutti i giocatori, ma se i risultati non vengono sicuramente i calciatori non vengono esaltati. Ti dico la verità, io ormai avevo avuto una brutta esperienza perché andai ad Ancona e avevo 20 anni.
Poi mi sono fatto male e sono stato 2 anni quasi fermo. Poi ho avuto una brutta esperienza là e avevo deciso di smettere, di non giocare più. Poi mi hanno fatto ritornare a giocare in C2 a Giugliano. Ho fatto 3 anni là, poi c'era Zeman, mi vide una partita e mi voleva a Lecce in Serie B. Ma io non volevo andare perché ormai ero ritornato a giocare a calcio e mi stavo divertendo con i miei amici. Poi con questa persona che ti ho detto, ho parlato prima con Filippo Fusco, che era avvocato Filippo Fusco. Avvocato Filippo Fusco mi disse, beh, dobbiamo andare a salutarli a Lecce perché loro ci aspettano là. Infatti io salutai la mia ragazza che adesso è mia moglie, ho detto ci vediamo domani, devo andare a salutarli e torno domani perché sembra brutto che loro mi aspettino. E Filippo andammo là e Zeman mi disse tu devi restare qua, ho detto mister la ringrazio ma preferisco giocare là, mi sto divertendo, avevo passato brutti momenti da Ancona. E la mattina mi sono svegliato e Filippo mi aveva lasciato là e se n'era andato a Napoli. E poi loro sono partiti in ritiro e mi sono trovato in ritiro con Lecce in Serie B. Io ho tanti amici che giocano in Serie D e in Serie C che fanno veramente fatica oggi e io mi sento veramente un fortunato avendo avuto questa opportunità di giocare in Serie A, quindi me la gioco e me la godo giorno dopo giorno. Poi ti ho detto, sicuramente se uno dà il massimo ogni allenamento e ogni domenica, poi sicuramente se la società vorrà non ci sono problemi. No, io perché sono uno che mi ambienta subito, ma mia moglie era incinta, venivamo da 5 anni a Lecce che è una città piccolissima, ormai lei aveva i suoi punti di riferimento e venendo qui all'inizio ha sofferto tantissimo e non riusciva ad ambientarsi, però adesso è il contrario, non vuole tornare a Napoli, torniamo a Natale e poi a giugno.